Appalti alla mafia in cambio di voti ed estorsioni ai danni di commercianti per accontentare i boss. C'è anche questo in un patto tra politica e indrangheta scoperto dalla Questura di Catanzaro nell'ambito dell'operazione scattata stamattina alla Mezzia Terme che vede coinvolti anche un senatore ed un ex consigliere provinciale del PDL oltre ad avvocati ed imprenditori. Nel mirino un giro d'affari illecito messo in piedi dalla Cosca Giampà di La Mezzia Terme, 65 gli arresti eseguiti. Ci sono anche dei in particolare uno che ha diversi incarichi ed è molto conosciuto nella città di La Mese Terme è stato arrestato. Indagato il senatore del PDL Piero Aiello a cui viene contestato il voto di scambio, per lui la Direzione distrettuale antimafia aveva chiesto l'arresto, ma il GIP ha rigettato la richiesta, si attende ora la decisione del tribunale del riesame al quale la DDA di Catanzaro ha presentato ieri ricorso. Aiello, secondo il PM, in occasione delle regionali del 2010 avrebbe promesso l'affidamento di appalti per forniture varie alla regione ai boss Giuseppe Giampà e Saverio Cappello in cambio di voti. Avrebbe avrebbe ricevuto sostegno dalla Cosca Giampa per ottenere l'elezione a consigliere regionale. Arrestato invece Giampaolo Bevilacqua, fino a pochi mesi fa consigliere provinciale a Catanzaro, capogruppo del PDL, ora alla vicepresidenza della SACA la società di gestione dell'aeroporto Lametino. Nel suo curriculum anche alcuni incarichi di consulente del Ministero delle attività produttive. Oltre alla connivenza con il clan, l'ex consigliere è accusato di estorsione. Avrebbe imposto ad un commerciante di abbigliamento uno sconto del 50% su alcune tute sportive perché destinate a detenuti vicini alla Cosca. L'accusa di voto o di scambio riguarda anche uno degli avvocati arrestato nell'operazione di stamattina. Avrebbe finanziato l'organizzazione criminale tramite un suo autorevole referente per ottenere i voti alle elezioni amministrative del 2010. Gli arrestati sono accusati di diverse... Omicidi. In particolare si è fatta luce su numerosi omicidi che hanno insanguinato quella città dal 2005 al 2012. Sono state svelate centinaia e centinaia di estorsioni. Tra le cose più significative è stato anche eh, svelato un vorticoso giro di truffe ai danni delle compagnie assicurative organizzato dalla cosca Giampa e che procurava degli introiti per milioni di euro alla stessa cosca annualmente con la compiacenza di un gruppo costituito in una vera e propria associazione delinquere di noti professionisti di quella città. Obiettivo finanziare l'acquisto di armi e droga e garantire il pagamento degli stipendi agli affiliati un vero e proprio sistema mafioso, lo ha definito il questore di Lamezia Terme, Guido Marino, in cui hanno trovato posto non solo gli affiliati conclamati alle cosche, ma anche professionisti insospettabili.